Caro fratello, ti scrivo questa lettera nel buio della mia misera stanza d'ospedale. La forza è poca, ma il rimorso è tanto. Wallahi è tanto. Non so da dove cominciare, ma ci tengo a dirti di usare al meglio ogni istante che ti rimane d'ora in poi, perché potrebbe essere l'ultimo. Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi, perché domani potrebbe non arrivare mai. Non ci ho mai fatto caso a queste piccole ma grandi parole, ma quando le provi sulla tua stessa pelle ci fai caso, e come se ci fai caso. Ho vissuto una vita nel peccato, e tu lo sai bene. Quando la leggerai potrà sembrare di no, ma scrivendoti questa lettera sto morendo dentro. Il rimorso mi sta divorando, lentamente. Se avessi forze di versare ancora lacrime, wallahi le verserei. L'unica parola che mi viene in mente è rimpianto. Quanto sono stato ingrato. Rimpiango tutto della mia vita, tutto. Ma rimpiango soprattutto il fatto di aver sprecato il dono più importante che avevo, l'Islam. Sai, fratello, dicono che ti accorgi dell'importanza delle cose solo quando le perdi. Subhanallah, quanto è vero. Ricordo quando mi stavi vicino nei momenti di depressione e mi dicevi: in verità, per ogni difficoltà c'è una facilità. Ricordo quando pensai al suicidio e tu corsi via dal lavoro a salvarmi ed il capo ti licenziò in tronco ed io nemmeno ti ringraziai. Ma è disgraziato. Ricordo quando pagasti le mie zakat con i tuoi risparmi, perché io, immerso nella mia ignoranza, buttavo i miei soldi in gratta ai vinci ed alcolici. Ricordo quando mi venivi a svegliare in piena notte per la preghiera del Fajr ed io mi arrabbiavo e ti mandavo via perché tornavo tardi la sera dopo una serata in discoteca. Ricordo tutto. Non te l'ho mai detto. Ero un maledetto orgoglioso. Ma wallahi, l'orgoglio è una delle più brutte bestie, una delle più brutte malattie che esista al mondo. Te lo dico con tutto il cuore, fratello. Grazie. Grazie di tutto. Per ogni tuo singolo gesto. Davvero, ascoltami. Non sprecare mai il tempo che hai a disposizione. Prega, digiuna, dona ai poveri, proteggi la mamma di il papà. Trattali con rispetto, sempre e comunque. Studia, ampia le tue conoscenze. E non morire, se non da musulmano. Ti voglio bene, fratello. La hawla wa la quwwata illa billah.